presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, onorevole Mangiacavallo, sostiene, dopo aver esaminato la bozza dello statuto della futura fondazione, che diverse sono le modifiche da apportare. Si è svolto ieri sera lo spettacolo di beneficenza Mamma Africa su migranti e accoglienza, organizzato dalla Questura di Agrigento al Teatro della Panoramica dei Templi. Adesione del sindaco di Palma di Montechiaro Castellino al partito Fratelli d'Italia, la consigliera comunale Bongiovì sposa il progetto politico dell'ADC di Totò Cuffaro. Continuano gli eventi estivi in provincia a Porto Empedocle con la manifestazione teatrale Vigata di Andrea Camilleri, a San Biagio Platani inaugurata la 3 giorni dedicata alla festa del pane, riproposti gli archi di Pasqua in edizione estiva. Al via la Coppa Italia di Eccellenza, a Ravanusa, gara podistica con oltre 300 atleti che vi partecipano. Buongiorno con l'edizione odierna del nostro telegiornale. Il presidente del Consorzio Universitario, onorevole René Mangiacavallo, ha esaminato la bozza dello statuto della futura fondazione di Agrigento, capitale della cultura 2025, affermando che ci sono diversi punti che andrebbero modificati, in particolare quello che vede l'associazione meno tra i fondatori della fondazione in quanto soggetto privato. Sentiamolo in questa intervista che ci ha rilasciato. Presidente Mangiacavallo, il Consiglio di amministrazione del CUPA si è riunito per decidere sullo statuto della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura. Cosa avete deciso? Noi abbiamo ricevuto venerdì scorso da parte del sindaco di Agrigento lo statuto, lo schema di statuto approvato dalla Giunta Municipale di Agrigento per gli atti conseguenziali che noi dovremo adattare, perché siamo chiamati a far parte come soci fondatori della fondazione che dovrà gestire Capitale Italiana della Cultura. A fronte dei ritardi che si sono registrati in precedenza, noi abbiamo nella stessa giornata di venerdì convocato il Consiglio di amministrazione per l'esame di questo schema di statuto. Abbiamo proceduto con un esame dettagliato di ogni articolo dello statuto e abbiamo ritenuto fondamentale emendare alcuni punti, alcuni articoli che riteniamo di importanza vitale per la gestione trasparente e giuridicamente sostenibile delle attività di Agrigento 2025. Daremo comunicazione agli enti interessati, in maniera particolare al Comune di Agrigento, nella speranza che le modifiche che noi abbiamo proposto, le modifiche che abbiamo apportato, possano essere recepite dagli altri enti che sono chiamati legittimamente, come ad esempio il Comune di Lampedusa, il Comune di Agrigento e il Consorzio Universitario a far parte della Fondazione. Cosa avete emendato in particolare? Quali sono i punti che secondo voi andrebbero migliorati o modificati? Ma la prima cosa che noi abbiamo ritenuto di dover modificare è l'articolo 8, quella che individua i soci fondatori della fondazione. Facciamo riferimento alla pagina 48 del dossier di candidatura che prevede in maniera chiara ed inequivocabile quelli che dovranno essere i soci della fondazione. Ed è scritto che saranno soci della fondazione il Comune di Agrigento, il Comune di Lampedusa e il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. Riscontriamo nella bozza di statuto approvata dalla Giunta che compare anche un'associazione privata, l'associazione meno, che non è minimamente contemplata né direttamente né indirettamente fra quelli che dovranno essere i soci fondatori. In primo luogo non si ravvisa la necessità di un ente privato che possa entrare a far parte dei soci fondatori. Inoltre, dal momento che autorevoli enti pubblici e privati che hanno collaborato disinteressatamente alla preparazione e alla gestione della prima fase della candidatura non compaiono fra i soci fondatori, mi sembrerebbe proprio lesivo della dignità, della credibilità e del ruolo rivestito da questi importanti enti se dovesse entrare una associazione che ha svolto un'attività remunerata, cioè quella di mettere insieme i progetti che il gruppo di lavoro ha raccolto in 2 anni di attività
e redigere un progetto che è stato presentato il 13 settembre 2022. Quindi l'associazione Meno ha svolto questa attività a seguito comunque di un avviso pubblico, è stata remunerata e a mio avviso, qualora volesse entrare a far parte della fondazione come socio ordinario, potrebbe farlo, ma non riteniamo che debba far parte dei soci fondatori. Non solo, c'è un altro capoverso dell'articolo 8 molto 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 delicato, quello relativo alla possibilità che i soci fondatori possano ricevere incarichi per servizi e attività di vario genere dalla fondazione, ed è scritto testualmente che in particolare l'associazione Meno per il triennio iniziale della fondazione sarà chiamata a gestire il coordinamento delle attività culturali, delle attività legate al capitale della cultura, dovendo individuare anche due figure di fondamentale importanza, il project manager e l'executive manager, specificando, anche se non è scritto nome e cognome, chi sono i due personaggi sui quali io non ho evidentemente nulla da ridire sul piano professionale, che dovranno ricoprire questi ruoli. Al di là della importanza giuridica di seguire le leggi dello Stato in fatto di incarichi, commesse, affidamenti e così via, c'è una legge sui contratti che va categoricamente rispettata. Al di là di questo aspetto che è importante, ce n'è un altro non meno importante, quello della trasparenza, della credibilità di un ente che si affaccia al mondo. Non possiamo permetterci di partire con il piede sbagliato, cioè affidando d'imperio senza alcuna selezione ad un ente privato, credibile senza alcun dubbio, incarichi di così grande importanza e la gestione di decine e decine di milioni in questo triennio. Si fa un avviso pubblico, si fa una selezione, chi vuole partecipare partecipa, chi è più titolato, chi ha i numeri per vincere queste selezioni, si aggiudica evidentemente questi ruoli e queste funzioni. Un'altra modifica sostanziale che abbiamo apportato è quella della costituzione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione prevede 9 componenti nella stesura approvata dalla Giunta Municipale di Agrigento. Noi riteniamo che sia un organismo particolarmente pletorico con 9 persone, per cui, anche se evidentemente risulta ancora molto 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 numeroso, abbiamo portato da 9 a 7 i componenti del Consiglio di Amministrazione, che dovrebbero essere così ripartiti: 3 nominati dal sindaco di Agrigento, 1 dal comune di Lampedusa, che è un altro socio fondatore, 1 dal consorzio universitario, altro socio fondatore. Poi riteniamo che sia fondamentale assicurare in Consiglio di Amministrazione una rappresentanza di tutti i sindaci che hanno aderito e altri che aderiranno a Capitale della Cultura 2025. I sindaci sono i protagonisti non solo della gestione territoriale, ma anche delle proposte che sono state formulate, di quel ruolo importante, fondamentale, che potranno e dovranno rivestire nella fase realizzativa del 2025. Per cui una rappresentanza dei sindaci ritengo che sia doverosa all'interno del Consiglio di Amministrazione, così come riteniamo che una rappresentanza debba essere assicurata all'Assemblea dei soci, che saranno quelli che possibilmente sosterranno in maniera più forte rispetto agli enti pubblici l'impegno economico, e potrebbe essere un ulteriore significativo stimolo per quanti vorranno partecipare come soci ordinari, come soci sostenitori, la certezza che possano essere rappresentati nel livello decisionale e gestionale che è il Consiglio di Amministrazione. Queste sono le modifiche sostanziali che noi molto sommessamente proponiamo alla Giunta Municipale di Agrigento e agli altri enti che sono chiamati ad esaminare e ad approvare questo statuto che diventa fondamentale. Devo essere sincero, se avessimo voluto applicare quello che è il nostro orientamento, avremmo dovuto completamente cambiare questo statuto, ma già il ritardo accumulato di 4 mesi e mezzo si sarebbe notevolmente dilatato, sarebbe notevolmente aumentato, perché sarebbe stato auspicabile, così come più volte io ho richiesto anche ufficialmente con lettere inviate al sindaco, sarebbe stato opportuno riunire
gli attori di questa grande, importante, fondamentale scena di capitale italiano della cultura e concordare uno schema di statuto che andasse bene a tutti, non solo, che risultasse dall'apporto delle varie componenti che avrebbero potuto fornire indicazioni non solo giuridiche ma anche operative importanti. È inutile piangere sul latte versato, dobbiamo cercare di fare quanto più in fretta è possibile, perché l'unico interesse che sul piano personale e come presidente dell'ente abbiamo è quello di passare immediatamente alla fase operativa, ma nella migliore delle maniere. Agrigento non può permettersi di sbagliare. Non può essere vanificato un intenso lavoro che, mi sia consentito, in maniera particolare il sottoscritto ha condotto per ottenere questo risultato. È un'opportunità storica per Agrigento, non possiamo e non dobbiamo sbagliare. Per cui questo statuto, che oggi io definirei più una carta di affidamento, come dire, un accordo fra le parti, mi auguro che questo statuto possa diventare veramente la base su cui edificare una intensa, qualificata, trasparente attività, perché Agrigento, il popolo di Agrigento e tutta la provincia merita questa occasione che non è soltanto di crescita culturale, ma ripetiamolo per l'ennesima volta fino al tedio, è un'opportunità di crescita economica, occupazionale, imprenditoriale e sotto molti altri aspetti. E se andiamo a vedere i dati che sono stati comunicati oggi relativamente a Brescia e Bergamo, capitale della cultura per il 2023, ci sarebbe veramente da attivarsi giorno e notte per riuscire a presentare Agrigento nella maniera migliore nel 2025. Bergamo e Brescia hanno ottenuto il 48% dell'aumento delle presenze in queste due città in occasione di capitale della cultura e un aumento del 52% dei pernottamenti, oltre all'indotto che evidentemente questa manifestazione comporta. Quindi riflettiamo, coloro i quali hanno o coloro i quali abbiamo compiti di responsabilità, sediamoci ad un torno a tavolo immediatamente anche domani per chiarirci le idee, per metterci d'accordo non su affidamenti o sulla individuazione delle cariche, ma per vedere operativamente di sbracciarci, di rimboccarci le maniche e ritornare a lavorare con quella alacrità, con quell'entusiasmo, con quella passione, con quella voglia e con quella competenza che hanno caratterizzato la prima fase della candidatura. E si è svolto ieri sera lo spettacolo Mamma Africa su accoglienza ai migranti organizzato dalla Questura di Agrigento per una serata di beneficenza che si è svolto al Teatro della Panoramica dei Templi, proiettato anche un documentario dal titolo Casemo, siamo qui, un modo con cui i lampedusani parlano del loro posto con orgoglio e rassegnazione. La serata si è poi conclusa con un monologo di Luca Vullo regista e lettura di brani di Marinina Giaquinta e dello stesso questore Emanuele Ricifari. Il servizio. Al via ieri sera lo spettacolo Mamma Africa organizzato dalla Questura di Agrigento per una serata di beneficenza che si è svolto al Teatro della Panoramica dei Templi, un evento in cui è stato anche proiettato un documentario dal titolo Casemo, siamo qui, un modo con cui i lampedusani parlano del loro posto con orgoglio e rassegnazione. La serata si è poi conclusa con un monologo di Luca Vullo, regista, la voce del corpo non ha confini, quello che contano sono i gesti. Durante la cerimonia anche letture di brani di Marilina Giaquinta e del questore Emanuele Ricifari. Un messaggio di conoscenza reale, conoscenza di un fenomeno che se non si vede con i propri occhi, dalla narrazione semplicemente di cronaca, per quanto ben fatta, e non sempre è ben fatta, non se ne colgono gli aspetti di umanità, non si riesce a entrare in empatia con la situazione non solo di chi arriva, ma anche di chi soccorre e anche di chi accoglie e anche della comunità che deve ricevere. E delle difficoltà che a questo si legano, per esempio quelle di comunicazione con queste persone, e allora la riflessione passa anche sul piano comunicativo. Cos'è che ha reso noi meridionali famosi nel mondo, in particolare noi siciliani? La gestualità. Ecco perché abbiamo pensato a Luca Vullo, che è l'ambasciatore della gestualità italiana e meridionale nel mondo. Quello che ho descritto nelle cose che proporrò stasera
e hanno visto una realtà che, ripeto, se non viene vista dal molo o dall'ingresso dell'hotspot, chiunque ne parla a bandera. Beh, per me è stato un momento magico per parlare di un lavoro particolare, che è quello di ambasciatore della gestualità italiana e siciliana nel mondo, che racconto ormai da tanti anni, ma anche un modo per dire che il corpo e la gestualità e la comunicazione non verbale travalicano ogni confine e quindi non ha nessun tipo di blocco o frontiera. Ed è quello che ho fatto stasera parlando con un pubblico spettacolare in un contesto meraviglioso e ricco di storia, quella storia che poi ha forgiato anche la nostra comunicazione, la nostra gestualità, quella che ci ha portato ad essere così bravi nel comunicare. Al centro dell'evento i migranti, l'immigrazione. Assolutamente sì. Tantissima attualità. Il tema dell'emigrazione lo abbiamo affrontato sia con le letture bellissime che sono state fatte dal questore e dalla collega, ma anche con la proiezione di questo film che è Casemu, che ho realizzato con l'Università UCL di Londra a Lampedusa, per raccontare il punto di vista dei lampedusani, cioè come vivono loro tutto questo, al di fuori dei riflettori, al di fuori del giornalismo, no, d'assalto se vogliamo a volte, come vivono loro tutto questo nella quotidianità. E secondo me è stato un momento utile per vedere l'altra parte della medaglia e parlare di migrazione in modo più, se vogliamo, onesto e completo, perché spesso guardiamo solo una direzione e ne perdiamo un altro pezzo. Per me il messaggio chiaro di questo evento è che siamo tutti esseri umani e che dobbiamo fare il gesto giusto nei confronti degli altri, cioè quello dell'accogliere gli altri come fratelli e non come nemici, soprattutto in un momento di grande disagio e di difficoltà che affrontano le persone che poi spesso muoiono nelle nostre acque. La paura di vedere troppi tunisini in giro, troppi immigrati, o di non essere protetti, di non essere tutelati, tutte informazioni sbagliate. Questi ragazzi non fanno nulla dalla mattina alla sera, sono in giro, passeggiano nel corso principale della via Roma. Però in inverno sono tutti chiusi a casa, ne vendi 200, cioè vedi 200 ragazzi di colore e tutta la gente a casa, per cui destabilizza un po' il sistema. E passiamo alle notizie di politica. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, aderisce ufficialmente al partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Ieri sera l'annuncio ufficiale al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro, alla presenza del coordinatore regionale Giampiero Cannella e di numerosi amministratori locali dello stesso partito. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, aderisce ufficialmente al partito di Fratelli d'Italia. Ieri sera la dichiarazione è avvenuta presso la sala del Ducale Palazzo a Palma di Montechiaro, presente a sancire il passaggio diversi amministratori locali, nonché il coordinatore regionale del partito Giampiero Cannella, che ha anche annunciato che presso Fratelli d'Italia avrà un nuovo coordinamento provinciale. Un ritorno a casa, ha affermato il sindaco Castellino, sottolineando la sua personale amicizia con l'ex presidente della regione, ora ministro, Nello Musumeci. Oggi abbiamo avuto l'onore e il privilegio di accogliere l'onorevole Cannella qui a Palma di Montechiaro, insieme a tanti dirigenti di partito, amministratori locali, non solo di Palma ma della provincia tutta. È un ritorno a casa, perché il rapporto che mi lega affettivo e politico al ministro Musumeci, al presidente Musumeci, si perde nella notte dei tempi. Quindi oggi torniamo a casa per portare avanti il nostro contributo e la nostra lotta a favore dei nostri territori, in un partito che fa del servizio alla nazione, del servizio all'Italia, la propria ragione di vita. Non esistono anime nel partito, esiste solo Fratelli d'Italia e con Fratelli d'Italia potremmo portare avanti le istanze del nostro territorio e di tanti amministratori locali che sono come me in frontiera giorno per giorno a servire il nostro paese. E non solo siamo sostenuti dal governo, ma saremo da stimolo per dare degli input ulteriori al governo per la conoscenza reale dell'amministrazione locale. Ma basta ricordare l'ultimo Consiglio dei Ministri con il prelievo forzoso dell'extragettito per capire
la sensibilità di un governo che è cambiata e che adesso mette il servizio, la propria nazione al popolo prima di ogni cosa. Una manovra che spesso tanti avevano annunciato, ma che solo il governo Meloni è stata capace di fare, così come la lotta per il caro voli, la riprogrammazione del PNRR e tutto quanto necessario per venire incontro alle esigenze del territorio. Perché con l'ingresso del sindaco Castellino in Fratelli d'Italia ampliamo la base elettorale, qualifichiamo la nostra presenza sul territorio di Agrigento, e questa è anche l'occasione per comunicare che Agrigento, il partito Fratelli d'Italia di Agrigento, avrà un nuovo coordinamento provinciale, perché stiamo procedendo alla fase di ristrutturazione e radicamento del partito, che vuole recitare anche e soprattutto ad Agrigento un ruolo da protagonista. È sempre sulla notizia della politica, nuova adesione al partito della DC di Agrigento. Questa volta è la consigliera comunale di Agrigento, Alessia Bongiovì, eletta in una lista civica. Già in precedenza anche un altro consigliere comunale di Agrigento aveva aderito, è Pasquale Spataro. Salgono così a due consiglieri comunali di Agrigento della DC all'interno dell'Aula Sollano. Dalla Bongiovì arriva il ringraziamento al presidente Cuffaro e al parlamentare Carmelo Pace, anche per la possibilità di intraprendere una nuova esperienza e per la fiducia riposta nei miei confronti. Questo affermato appunto dalla stessa consigliera comunale Bongiovì. E inizia oggi il grande weekend di Ferragosto, le strade sono state prese d'assalto da parte dei tanti turisti che arrivano nella nostra isola per le ferie di agosto. Un servizio in merito. Flussi di traffico in crescita a luglio secondo l'osservatorio del traffico ANAS rispetto allo scorso anno, più 2% su gran parte d'Italia, con un picco al sud del più 4% e in Sicilia del più 5%. Sulla rete ANAS si è registrato un incremento degli spostamenti anche rispetto a giugno, più 6% rispetto al mese precedente, in particolare dell'11% al sud. Lungo la rete ANAS per questo fine settimana è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso a partire da oggi, con un aumento nella mattinata di domani, contraddistinta da bollino nero. Successivamente bollino rosso nel pomeriggio di domani e per la giornata di domenica, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici. La panoramica completa dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di ANAS e sul sito di Viabilità Italia. Le tratte interessate sono in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e ionica, e valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede inoltre un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Il traffico potrebbe riguardare in particolare i principali itinerari turistici. In Sicilia le autostrade A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it. La presenza su strada di ANAS è di oltre 2.200 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle sale operative territoriali e della sala situazione nazionale che assicura nel monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Sono in corso azioni preventive per garantire una vacanza sicura a bagnanti e diportisti. Alla luce della consolidata collaborazione tra Guardia Costiera e ANAS, anche quest'anno la campagna di sicurezza rivolta a segnalare l'emergenza in mare alla Guardia Costiera è condivisa da ANAS attraverso i pannelli elettronici a messaggio variabile presenti sulla rete stradale italiana e sui canali social istituzionali dell'azienda. Il claim diffuso è: per l'emergenza in mare chiama la Guardia Costiera. Come più volte esternato anche nel corso del mandato consigliare precedente, l'acquisto dell'ex palazzo del Banco di Roma e della sede della fondazione della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele sul via Garibaldi è una scelta urbanisticamente sbagliata. Entrambe le scelte. Perché? Perché sono dei palazzi di pregio monumentale artistico, tant'è che la previsione del PRG è in A1, per esempio nel caso del palazzo dell'ex Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, cioè un bene monumentale, artistico, assolutamente da tutelare.
che peraltro quindi per essere riadattato e rifunzionalizzato a uso uffici di burocrazia, quindi in questo caso di giustizia, comunque necessiterà di pareri molto molto importanti da parte della sovrintendenza e perderà la natura per la quale è nato. Oggi ci si domanda se una città così in crescita turistica come vorrebbe essere Messina, trasformare due palazzi di pregio artistico, monumentale, architettonico, soprattutto come quello del Basile, cioè della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, sia la scelta urbanisticamente compatibile con la vocazione della città. Perché per esempio lì dentro potrebbero essere realizzate delle aree di cultura, delle aree molto belle attrezzate per la diffusione della musica, dello spettacolo, del teatro, delle aree cioè che possono rifunzionalizzare sia l'utilizzo della struttura in chiave artistica rispettandone sia la sua destinazione sia l'architettura interna, ma anche e soprattutto valorizzando, come dire, nel centro della città dei palazzi di pregio. Insomma, va bene l'acquisizione da parte del Comune di Messina di questo patrimonio, ma perché destinarlo a Palazzo di Giustizia? Assolutamente sì, pensate che il Comune di Messina ha da oltre 25 anni 16 milioni di euro, cioè oltre 32 miliardi le vecchie lire, che servivano al Comune di Messina per individuare un palazzo, uno spazio, un'area dove localizzare il nuovo Palazzo di Giustizia. Cioè l'ex ospedale militare. Ad esempio l'ex ospedale militare, che è un'area molto grande, totalmente pubblica, che non andava acquistata e che poteva essere destinata immediatamente all'uso di giustizia, così come un protocollo che era stato firmato tra il Comune e il Ministero della Difesa. Invece a Messina si fa passare gli anni, si fanno passare molto velocemente anche gli accordi utili che potrebbero essere per la città, e che cosa si fa? All'ultimo momento opportuno, quando con l'acqua alla gola si rischiano di perdere i soldi, si decide di fare l'acquisto di cosa? Di palazzi di privati, perché non dimentichiamo che le due casse di risparmio, la Banca di Roma e la Cassa di Risparmio, sono delle strutture che quel che privato ha acquistato e che oggi rivende al Comune, quindi il Comune deve acquistare dei palazzi da privati quando poteva avere la struttura pubblica e l'ospedale militare, e dovrà poi riattrezzarla a uso di giustizia, cioè non serviranno solo quei milioni di euro per acquistarlo, poi serviranno altri soldi ancora, quindi bisognerà accendere un mutuo per poter rifunzionare a uso di giustizia. Ma mi domando, ma che comune è quello che fa perdere 20 anni e poi con l'acqua alla gola acquista palazzi da privati per farne un uso peraltro in maniera assolutamente snaturato rispetto a quello che sarebbe logico aspettarsi urbanisticamente? Continua la manifestazione teatrale Vigata Andrea Camilleri, ieri sera il quinto appuntamento con il gruppo teatrale Caos, protagonista dell'esilarante commedia Un marito per due, questa sera altro appuntamento, Non tutti i ladri vengono per nuocere, portate scena dalla compagnia Quelli del Parnaso. Sentiamo l'approfondimento. Quinta serata ieri sera a Porto Empedocle del premio Vigata Andrea Camilleri, che ha visto l'esibizione del gruppo teatrale Caos di Porto Empedocle, protagonista della commedia Un marito per due figlie, la compagnia di casa diretta da Renato Terranova, ha saputo tradurre in scena un'opera che ebbe la propria genesi proprio al cinema, interpretata da noti attori del grande schermo. La quinta edizione del premio Vigata Andrea Camilleri a Porto Empedocle è organizzata dal direttore artistico Giovanni Volpe, il direttore organizzativo Mario Silvano, con il patrocinio del comune di Porto Empedocle e dell'Enel, e continua anche oggi. In piazza Kennedy questa sera alle 21.10 ci sarà l'esibizione del gruppo di Campobello di Licata Quelli del Parnaso, in Non tutti i ladri vengono per nuocere, una commedia allegra, esilirante, che certamente non deluderà gli amanti del genere. La disponibilità dei posti, come ricordano gli organizzatori, è di 199 poltroncine concesse dalla questura per motivi di sicurezza. Il folto pubblico presente in queste serate estive ha confermato il richiamo che suscita il teatro in provincia di Agrigento. I prossimi appuntamenti saranno giorno 19 agosto con il piccolo teatro stabile di Sommatino, nella commedia Agenzia Investigativa Fiat Lux, quindi la GV Produzioni, il 20 agosto con In questa grande epoca. Mancano pochissimi giorni all'ottava edizione della rassegna popolare Bisota, Sagra del Cannolo e Sfilata dei Carretti Siciliani, evento di spicco delle festività dell'agosto messinese che si svolgerà a Gesso, borgo dei Monti Peloritani di Messina. Si riparte con lo stesso entusiasmo dell'ultima edizione, da quell'ormai lontano 2019, dove la settima edizione, all'apice del successo del lungo percorso della manifestazione, aveva contato nell'unica giornata del 16 agosto oltre 4.000 visitatori.
Come da tradizione, il programma è ricco della sicilianità in tutte le sue forme, a partire dalla cultura agropastorale con le esibizioni del gruppo folk dei Cariddi, capitanati dal maestro Tobia Rinaldi, che sfileranno e si esibiranno nella piazza centrale del villaggio, a seguire l'immancabile sfilata dei carretti siciliani a cura delle carrozze d'epoca della scuderia Molonia di Messina, e l'esibizione di musica popolare del gruppo I Suonaturi, non per ultimo lo spettacolo teatrale dei Pupi Siciliani con la sceneggiatura dal vivo Uzeda Paladino di Catania. Durante l'evento sarà possibile visitare la chiesa madre di Sant'Antonio Abate di Gesso con la guida del dottor Giuseppe Finocchio, oltre al laboratorio sulla carta della maestra carrista di Acireale Laura Laudani e l'artista Mary Jo Dolcezza di San Pierniceto con il collettivo artistico Arte Muse, che realizzeranno un live painting, ovvero un servizio specializzato in cui un artista dipinge la scena intorno a sé mentre la scena si svolge a tema tutto siciliano. Gli ospiti potranno osservarlo, diventando un intrattenimento a tutti gli effetti, oppure continuare a vivere l'evento come se nulla fosse. È la mostra di quadri a cura dell'associazione Iperfocale. La sicilianità non è solo musica, cultura e teatro, ma è soprattutto cibo, per cui tornano i coprotagonisti della manifestazione, ovvero i cannoli siciliani, considerati tra i dolci più buoni e famosi al mondo, riempiti al momento negli stand gastronomici con 7 varianti e accompagnati dallo zibibbo. Confermata anche la presenza dei maestri pasticceri dell'associazione Ducezio, che realizzeranno dal vivo una mega cassata siciliana di oltre 100 kg. Per gli amanti del salato saranno inoltre presenti altre prelibatezze dello street food siciliano e messinese, tra cui il celebre pitone fritto realizzato dalla pitoneria Portella e il panino con le braciole messinesi realizzato dai fratelli Raffa. Il tutto accompagnato dalla buonissima birra alla spina del birrificio San Bull di Francavilla di Sicilia. L'evento è patrocinato dal Comune di Messina e dall'Assessorato Turismo della Regione Siciliana e dalla Proloco Salice Casali Peloritani. Tra i partner dell'evento ci saranno i volontari dell'UNAC, capitanati da Santina Miraglia, i ragazzi Boy Scout dell'associazione CNGEI di Messina, i volontari della Croce Rossa e la spumeggiante maestra di danza orientale Maria Grazia De Seta con la sua splendida danza orientale. Tradizione, gusto, musica, teatro, sapori, cultura, divertimento saranno presentati dalla bella messinese Noemi David. L'evento sarà ripreso anche quest'anno dalle telecamere di Onda TV e dai social Bella Sicilia e Cibo Doc. I buoni presupposti per esserci non mancano, per cui l'appuntamento con la festa della Sicilia in piazza è per il 16 agosto 2023 a Gesso, a Messina. E passiamo ora a una notizia triste che non avremmo mai voluto darvi. Si è spento l'editore radiofonico, fondatore di quella che fu la famosa Radio Agrigento Centrale, Lillo Volpe, nella sua casa di San Pietroburgo. Lillo era considerato un vero leader nel mondo radiofonico regionale e non solo. Fondò ai suoi tempi una piccola radio, appunto Radio Agrigento Centrale, che nel tempo diventò una delle prime a livello regionale. Lo ricordiamo sempre con affetto, un vero pioniere dell'etere. Alla famiglia Volpe le condoglianze della nostra azienda. E passiamo ora la linea alla regia per gli spot pubblicitari. Andiamo ora allo sport, al via la Coppa Italia di eccellenza e promozione, in questa ampia panoramica curata dal collega Carmelo Lentini. La Lega Nazionale Dilettante indice per la stagione sportiva 2023-2024 la 57esima edizione della Coppa Italia Dilettanti, riservata alle società partecipanti ai campionati nazionali dilettanti e chiaramente ai campionati di eccellenza. Sedicesimi di andata si giocheranno il 27 agosto del 2023, mentre il ritorno il 3 settembre. Gli accoppiamenti prevedono gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Immediato il braccio di ferro in Coppa Italia Dilettanti tra Pro Favara e Nissa. Le due big del campionato d'eccellenza Girone A si contenderanno la promozione. Si affronteranno al primo turno di Coppa al Giovanni Bruccolere il prossimo 27 agosto, che è domenica, a partire dalle ore 16. La gara di ritorno a campi invertiti invece sarà sempre domenica il 3 settembre. Per quanto riguarda invece l'Unitas Sciacca,
sarà ospite della Folgore di Castelvetrano nella gara di andata. Per quanto riguarda la Coppa Italia regionale Memorial Orazio Sino, partecipano d'ufficio le squadre partecipanti al campionato di promozione. La squadra vincitrice della Coppa Italia regionale 2023-24 acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato d'eccellenza. Le gare di andata si giocheranno il 27 agosto del 2023 a partire dalle ore 16, mentre quelle di ritorno, domenica 3 settembre, inizieranno mezz'ora prima, cioè alle 15.30. Si contenteranno questi primi incontri il Casteltermine in casa con l'Empedoclina e il Camarat in casa con il Gemini. Numeri importanti per la 30ª edizione del trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa, in programma domani sabato 12 agosto nella cittadina dell'Agrigentino. Sono quasi 300 gli atleti al via in un 5.000 su strada con un percorso omologato. La manifestazione organizzata dalla ProSport Ravanusa, dalla CSI, con il patrocinio del Comune di Ravanusa e dalla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana. L'edizione del trentennale si fregia anche del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport. Al via ieri sera la Tre Giorni dedicata alla Festa del Pane a San Biagio Platani, negli archi d'estate installati per l'evento lungo il Corso Umberto, organizzata dalla rete d'impresa Sapere di Pane e Sapore di Olio, costituita nell'ambito delle azioni del Galsicani, che si svolgerà fino a domani 12 agosto con altre interessanti iniziative. Questa sera mostra mercato le mani in pasta, preparazione del pane artistico con degustazioni proposte dallo chef Alain Mangione. Domani sabato sera mostra mercato e seminario dal tema riflessioni sull'olio turismo con la gara degli oli del Platani, degustazioni offerte a visitatori, intrattenimento musicale dell'artista Nino Manto. Noi ieri sera abbiamo seguito l'evento. Sindaco, questa sera si inaugurano gli archi d'estate, ma anche Sapere di Pane, Sapore di Olio, destagionalizzazione degli archi di pane. È un progetto molto complesso e molto ambizioso. Sì, infatti, questo qua è la prima edizione per San Biagio Platani per gli archi d'estate, ma contemporaneamente abbiamo pure, grazie alla misura 16.4 in collaborazione con il GAL, abbiamo pure tre ditte che sono messe, diciamo, assieme, quindi hanno formato un ATS, e oggi faremo la degustazione dei prodotti del territorio. Voi portate avanti un progetto che comunque promuove il vostro territorio. San Biagio Platani ha prodotti d'eccellenza e ha turismo anche da vendere. Certo, a voglia. Noi partiamo sempre con gli archi di Pasqua. Non sono archi di pane, scusa la correggo, ma sono archi di Pasqua. Archi di pane lo dicono perché giustamente c'è molto pane che rappresenta, diciamo, come prodotto gli archi di Pasqua. E quindi da lì noi partiamo con il turismo. Quest'anno infatti noi abbiamo avuto quasi 60.000 presenze, quindi nel mese dove abbiamo avuto gli archi di Pasqua. E quindi puntiamo anche quest'estate, grazie a questa installazione che abbiamo fatto, grazie, diciamo, al PNRR, perché sono dei fondi PNRR. Forse siamo il primo paese nell'Agrigentino che sta utilizzando i fondi PNRR, e quindi per questo siamo orgogliosi di essere il primo paese che li sta utilizzando. Questa sera grani antichi e cos'altro? Sì, questa sera noi avremo delle eccellenze sambiagesi, tra cui abbiamo i grani antichi, che c'è una bella riscoperta quindi anche per il nostro territorio. Quindi avremo le farine macinate a pietra come si faceva una volta, quindi con le varie essenze che non si perdono, quindi macinate a pietra a freddo. E poi avremo l'olio di Valeria, che è un olio eccellente sempre prodotto in questo territorio, e poi avremo sia il vino sempre prodotto da in questo territorio, che, se non ricordo male, il miele, sempre miele prodotto nel territorio sambiagese. Quindi diciamo dei prodotti d'eccellenza che ora, magari più tardi, cercheremo di gustarli. E a San Biagio Platani questo momento particolare viene anche supportato dal GAL, che ha creato proprio una rete di imprese a tale scopo. Pier Filippo Spoto.
Grazie, sì, nel festeggiamenti di questa versione estiva degli archi si innesta anche la festa del pane. La festa del pane è un evento che si innesta a una misura del Galle, che è la 16-4, che ha posto in essere una rete appunto di imprenditori. Nello specifico qui la rete di imprenditori si concretizza con 3 aziende sambiagese che addirittura creano una filiera, quindi abbiamo i grani antichi dell'azienda Terra e Vita, la trasformazione dei grani antichi, quindi il panificio Circo di Franco e l'olio di Valerio. Quindi diciamo che nel loro piccolo, in questo borgo, si è riuscito addirittura a fare un miracolo di una rete di impresa che è proprio sambiagese. Qui stasera troveremo gli stand dedicati, quindi con delle degustazioni, quindi pane, olio, tutto quello che vedrete stasera qui a San Biagio Platano sul corso principale, ma la rete d'impresa continua questa settimana sino al 12 con altri eventi, quindi ancora altre degustazioni, e chiuderemo con un incontro dedicato all'olio. Ci sarà anche una premiazione, non vuole essere una gara perché ci vorrebbero dei panel ad hoc per questo, ma vorrebbe essere un primo passo per cominciare a parlare di una strada dell'olio. Per quale motivo? Perché in questo territorio negli ultimi anni il Covid, per questo è diventato un acceleratore, tanti giovani si sono messi a imbottigliare olio, e olio anche di alta qualità, quindi con un'attenzione particolare alla qualità più che alla quantità, e oggi questa rete, diciamo, che certifica le eccellenze, certifica il fatto che anche le piccole aziende oggi possono dire la loro. E il vostro è un prodotto comunque apprezzato anche fuori da questo territorio, promosso all'estero, diciamo che la rete di imprese vuole anche promuovere questo tipo di eccellenza. Beh, soprattutto all'estero, perché oggi quasi tutte le nostre famiglie producono olio, quindi chi ha cominciato a produrre ad un certo livello in termini qualitativi trova sfogo all'estero, dove i nostri prodotti sono particolarmente apprezzati. Per esempio l'olio di Valeria è già da diversi anni in Germania, perché intanto Valeria è nata in Germania, quindi anche la lingua l'ha favorita, ma diciamo che il palato degli stranieri ha incontrato l'eccellenza siciliana. Oggi probabilmente dovremmo un po' avere più consapevolezza che tutto quello che si produce su questa terra è già di suo un'eccellenza. In passato, perché dicevamo che nasce sotto il sole, ma e la cosa più importante oggi è che i giovani agricoltori hanno imparato a produrre, quindi con un'attenzione particolare verso la qualità più che alla quantità. Alle nostre spalle una riproduzione del Tempio dei Dioscuri, tra l'altro riportante in una delle colonne il simbolo di Agrigento, capitale della cultura 2025. Beh, intanto la creazione è proprio di una delle aziende della filiera, quindi il panificio, il forno. E il Tempio dei Dioscuri perché? Perché intanto ci sentiamo parte integrante di questo territorio agrigentino, parte integrante di questo progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025. E l'intero territorio ha prestato il patrocinio per questo evento, e quindi anche questo vorrebbe essere un evento che va in quella direzione. Agrigento Capitale della Cultura non sarà solo Agrigento, sarà un intero territorio che vuole mettersi in mostra, e guai se si facesse lo sbaglio di porre l'accento quasi esclusivamente alla città. Assessore, ci sono delle installazioni particolarmente curate, anche innovative, che fanno parte comunque di un progetto complessivo, di un lavoro particolare che avete svolto, ecco, ce lo illustri.
Sì, queste installazioni, queste bellissime installazioni si inseriscono all'interno del progetto comunale Rigenerazioni Archi di Piano 2030. È il progetto che il Comune di San Biagio Platani ha presentato nell'ambito dell'avviso pubblico a valere sul PNRR, la misura 2 e l'investimento 2.1, ossia l'attrattività dei borghi storici. Il tema catalizzatore di tutto il nostro progetto sono gli archi di Pasqua. È l'unico elemento identificativo del nostro piccolo borgo. Abbiamo voluto riproporre gli archi, infatti le installazioni hanno almeno un elemento tipico degli archi di Pasqua, ma sotto un'ottica innovativa. Infatti vedendo tutte le installazioni potrete notare sì l'elemento tipico, ma l'elemento della novità, perché queste installazioni sono state realizzate dai giovani grazie ad un coinvolgimento sano e diretto di circa 150 giovani, e mi fa piacere anche dire donne. Ci sono addirittura, c'è un'associazione composta interamente da donne. È stato possibile quindi avere queste bellissime installazioni nel nostro comune, che saranno esposte da oggi, quindi 10 agosto, sino al 30 agosto lungo il corso Umberto I. Queste installazioni seguono il percorso di un messaggio che si vuole lanciare? In realtà seguono diversi messaggi, si va dalla socializzazione all'accettare la diversità, alla procreazione, alla rinascita del nostro territorio, quindi diversi temi in realtà i ragazzi hanno voluto, diversi temi, diversi messaggi i ragazzi hanno voluto proprio mandare con queste bellissime installazioni. L'azienda esiste dal 1987, che precedentemente l'aveva mio suocero, poi è venuto a mancare e io e la mia famiglia abbiamo deciso di continuare l'attività. Prima era solo come fanno tutti in Sicilia, mandavamo l'olio come nelle latte semplicemente, noi invece volevamo fare un bel packaging per un buon olio, almeno portiamo la nostra bella Sicilia anche nelle belle confezioni. E facciamo parte della rete che è sapore di pane, sapore di olio. E niente, che vi racconto, è un olio tre cultivar, San Benedetto, Nocellara del Belice e Biancolilla. Poi, è un olio che viene apprezzato oltre che qui anche fuori? Sì, tantissimo, lo mandiamo in Belgio, in Veneto, in Germania, in Inghilterra. Sì, viene molto apprezzato perché veramente la nostra terra ci offre dei frutti che sono gustosissimi e buoni, ed è bello dare un bel packaging, penso, alle cose. Ora quest'anno abbiamo inserito anche le nuove, con un ceramista di San Biagio, le nuove confezioni, e per dare una bella tocco di classe, penso, che sono delle teste di more tutte dipinte a mano. Voi producete una serie di farine particolari, ci parli un poco di questa vostra produzione? Ok, sono delle farine di grano antico, infatti come potete vedere abbiamo diversi tipi, farina Russello, di ceci, 5 grani, Senatori Cappelli, che è la più particolare, Maiorca e Perciasacchi. La particolarità è appunto che sono prodotte dall'azienda Terra e Vita, le produciamo da 4 generazioni diverse, tanto che in quest'ultimo periodo io, mio fratello e i miei cugini siamo stati proprio coinvolti, soprattutto dai nostri genitori, proprio perché ci teniamo a far qualcosa che rimanga in casa, qualcosa di genuino. Allora, se proprio devo dire, la mia preferita è la farina Maiorca, è una farina che è molto delicata ed è utilizzata soprattutto per dolci. Perché la mia preferita? Perché sono legata attraverso questa farina, attraverso vari ricordi. Ricordo appunto che anche mia nonna fin da piccola la utilizzava per fare delle torte che tuttora mangiamo la domenica puntualmente a luna. Quindi è appunto una farina a cui sono particolarmente legata. Ricordo che da piccoli ci facevano tutti insieme insaccare la farina, oppure andare appunto a raccogliere le spighe, fare dei mazzetti, qualcosa di casereccio, se così posso dire, però che porta ad avere
avere dei ricordi. Dei ricordi che ovviamente ci porteremo per sempre di sicuro, ed ecco perché cerchiamo, io e mio cugino e mio fratello, di impegnarci il più possibile in questa azienda. E infatti là c'è proprio mio fratello, là c'è mio cugino, e quindi cerchiamo appunto di coinvolgere più gente possibile, perché sappiamo quanto potenziale possono avere appunto i nostri grani. È una caratteristica di San Biagio Platani, è un pane buonissimo, lo abbiamo degustato, e io chiedevo, è un pane speciale o voi utilizzate sempre questo tipo di pane? Oltre a questo pane facciamo, diciamo, altri prodotti, però questo è proprio il tipico pane che la cuggiura, la chiamiamo, che ha questa forma così particolare, che è una forma che va, è molto antica. Infatti, se voi sapete che è la festa degli archi, abbiamo gli archi centrali che sono posizionati qua davanti alla chiesa e sono ripieni, cioè la, e tutta la, la base è fatta di cuggiure, che è il tipico pane che facciamo, diciamo, per la festa di Pasqua, soprattutto in questa occasione, oppure quando c'è un'occasione tipo questa. E comunque lei è un artista del pane? Così, sì. Mi sento dirlo, poi tra l'altro adesso sono reduce di una, di, abbiamo fatto, non so se avete notato là sotto, il tempio del, dei due Oscuri, quindi abbiamo lavorato, diciamo, 20 giorni proprio, che mi sento di dire veramente, e me lo prendo le, la parola dell'artista. Oltre al pane vedo altri prodotti. Sì, abbiamo i prodotti tipici nostri che usiamo, tipo le mandorle nostre che coltiviamo, oppure altri prodotti, diciamo, anche questi che questa filiera alimentare, usiamo pure la farina di Terra e Vita, e tipo in questo impasto, per questo è buonissimo, perché c'è l'olio anche di Valeria, lo mettiamo anche nell'impasto che lo rende più tenero, più buono da mangiare. E questo è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi diamo appuntamento alle successive, augurandovi una buona serata.